Oggi parleremo della pesca del tonno. Ovviamente lo faremo come sempre associata ai nostri strumenti. L'ecoscandaglio, la cartografia. In questo caso parleremo anche di pilota automatico, di radar e di altre funzioni importanti. Non sarà un video singolo, ho intenzione di farne tre, su tre argomenti specifici. Quello di cui andiamo a trattare oggi sarà il power chumming. È una tecnica non molto conosciuta, ma veramente molto redditizia. Funziona veramente molto molto bene con i tonni. Una tecnica tutto sommato anche abbastanza semplice da mettere in pratica, però bisogna avere gli strumenti e bisogna saperli usare, almeno un minimo, per avere la massimizzazione della tecnica stessa. Dopo ci saranno altri due video. Drifting controllato con ancora galleggiante, una funzione praticamente di scaroccio controllato, e qua ci sarà da sviluppare anche diversi argomenti, riguarderanno la pasturazione, come si mettono le canne, come si va a mettere giù l'ancora galleggiante, che non è una cosa scontata se uno vuole fare il lavoro proprio come Dio comanda, come deve essere fatto. La terza parte, l'ultima, sarà la pesca all'ancora con boa a sgancio rapido o con l'ancora elettronica, il classico Minkota o Motor Guide. In questo video, quindi, parliamo del power chumming. È una tecnica di origine americana, l'hanno inventata gli americani, e consiste nel pasturare, rimanendo però sempre in movimento con la barca. Si continua, diciamo, lungo una certa rotta, normalmente è un fiore oppure un cerchio, dipende un po' anche dai settaggi, delle possibilità che ci dà il nostro pilota automatico, e si percorre quindi una rotta precisa che non deve essere né troppo grande né troppo piccola. E io consiglio sempre dai 500 metri fino massimo a un chilometro, ma un chilometro siamo proprio il limite in condizioni molto particolari. Si segue questa rotta, si fa per esempio un cerchio, quindi molto lentamente, si continua a pasturare con la sarda, la barca ripasserà dopo un tot numero di minuti sulla zona dove abbiamo appena pasturato, tirandosi dietro due canne. Si può pescare con una, due, anche tre canne, basta variare i pesi e le profondità delle esche, a cui sono collegate appunto le esche, che sono normalmente degli sgombri vivi, innescati col metodo Catalina, che è quel sistema in cui viene preso lo sgombro attraverso il naso con l'amo davanti e viene trainato. La velocità di traina può essere anche di un nodo e mezzo, anche due nodi. Gli sgombri riescono a tenerli abbastanza bene, tipo di velocità. Continuando a pasturare a sarda, noi andremo a richiamare i predatori, che a differenza della pasturazione singola, che crea una linea, una traccia unica, andrà a fare una specie di ciambella con tutta la pastura che rimane in sospensione nell'acqua, e noi, andando a tirare il nostro sgombro all'interno di quest'acqua che è molto pasturata, alla fine avremo delle buone chance di riuscire a catturare il nostro tonno, ovviamente per dopo rilasciarlo, perché non bisogna assolutamente trattenerlo a meno che la pesca non sia aperta. Vi faccio vedere con un esempio grafico proprio la tecnica. Allora, facciamo finta che questo foglio sia la nostra zona di pesca. Questa è la nostra barca e facciamo compiere a questa barca una certa rotta. La velocità ovviamente non dovrà essere troppo elevata, parliamo sempre di una velocità tra 1 e 1,5 nodi. Continuando a pasturare, noi non faremo altro che creare dei cerchi che si andranno a sovrapporre uno sopra l'altro con le nostre sarde. La barca sarà
ovviamente in pesca, e avrà due esche, due sgombri vivi che andremo a trainare all'interno della nostra pastura. Il diametro di questo cerchio può essere compreso tra i 500 e 1000 metri. Quando si può usare questa tecnica? Beh, diciamo che non bisogna avere una situazione di troppa corrente. Se abbiamo vento e corrente superficiale soprattutto, andremo a spostare troppo la nostra pasturazione. È meglio farlo quando le giornate sono abbastanza tranquille. In realtà io sono riuscito a pescare così anche col mare mosso e con parecchio vento. In quel caso però ho fatto un altro tipo di disegno, non ho più fatto una cosa come questa, perché gran parte della pastura sarebbe andata persa, ma bensì vi faccio vedere che disegno ho fatto. Se noi abbiamo il vento che arriva da una certa direzione, noi possiamo andare a fare questo power chumming, per esempio così. Questo è il vento, è corrente. La nostra barca è qua. E andremo avanti e indietro su un'elisse che però è molto più stretto rispetto a prima. La cosa migliore è controllare proprio la direzione della corrente. Come si fa? Ci si ferma con la barca, ovviamente, si lancia un pugno di sarda in mare e si cerca di capire la direzione che stanno tenendo, seguendole proprio con la barca. Vedrete molto spesso che non è che seguono proprio esattamente il vento. Cerchiamo di farci un'idea della direzione che prendono, ed è quella la direzione in cui noi dovremo andare ad operare con la nostra rotta e la nostra barca, avanti e indietro, per tirare sempre le nostre esche vive sulla scia di pastura. Anche in questo caso la distanza, secondo me, è ottimale, va tra i 500 metri e i 1000 metri. Esistono anche altri disegni che si possono fare. Adesso vi faccio un altro esempio. Il pilota automatico della Furuno, ma penso che questo si riesca a trovare anche su altri piloti, fa dei disegni anche fatti così. Cioè abbiamo l'otto, oppure abbiamo proprio il fiore. In queste situazioni abbiamo una zona, questa qui, che è ovviamente molto più saturata di pasturazione. Diciamo che fare questo tipo di disegno con l'imbarcazione ci aiuta anche per evitare di girare in continuazione in tondo, che potrebbe anche dare forse fastidio. Facendo cerchi così grandi difficilmente si hanno dei fastidi, però insomma. Una delle mie preferite comunque rimane sicuramente l'otto. Anche in questo caso bisogna utilizzare per forza il pilota automatico. È molto più facile, andare a mano diventa abbastanza complicato. Si può fare comunque anche a mano. In che modo? Beh, è abbastanza semplice. Si utilizza la cartografia e la registrazione di traccia. Noi andiamo a impostare un 4 punti, un 4 waypoint. Vi faccio vedere ancora questo. Se noi sulla nostra carta andiamo a fare 4 punti a una certa distanza un punto dall'altro, dopodiché semplicemente con la nostra imbarcazione andremo a fare dei cerchi cercando di passare sempre
più vicino possibile ai punti. Continuando sempre a pasturare. Ancora meglio se in questa zona abbiamo per esempio un relitto, qualcosa sul fondo o semplicemente anche una secca. Adesso vediamo insieme le regolazioni dell'ecoscandaglio. Le impostazioni dell'ecoscandaglio per la pesca del tonno sono abbastanza semplici, però ci sono alcune cose da fare rispetto agli altri tipi di pesca. Allora, innanzitutto dobbiamo preferire le frequenze che abbiamo a disposizione con il cono più largo. Quindi chi ha un doppio canale con una B260, una B45, una P66, che sono tra l'altro sonde da 600 watt ma ottime per la pesca del tonno perché hanno un cono veramente molto ampio, sui 45 gradi, bisogna aumentare il gain, utilizzare magari un po' il clutter e soprattutto il cancello a colore. Nel caso della pesca del tonno il cancello a colore è consigliabile perché si vanno a togliere tanti disturbi, tanti piccoli mark leggeri, azzurri, gialli, che possono dare un po' fastidio. Utilizzando il cancello a colore puliremo parecchio il nostro schermo, ma comunque saremo in grado di vedere mark molto grandi e molto definiti dei nostri pesci. È chiaro che il pesce, per essere visto sullo schermo del nostro ecoscandaglio, prima di tutto deve passare sotto la barca o almeno vicino alla barca. Se noi abbiamo i tonni un po' più lontani, diciamo a una distanza di 20-30 metri o oltre, non riusciremo a vederli sull'ecoscandaglio. Ma con la tecnica del power chumming è veramente facile riuscire a trovarli, perché vedrete che loro tenderanno a mettersi a girare proprio intorno alla barca, intorno al cerchio che noi andremo a disegnare in mare, e quindi con più passaggi prima o poi ripasseremo sopra i tonni che stanno mangiando. L'ideale è spostare anche i cerchi che andiamo a fare in funzione della corrente, ma non è estremamente necessario, perché anche se i primi cerchi, la pastura dei primi cerchi, si è spostata e è andata alla deriva insieme con la corrente, vedrete che i tonni tenderanno comunque a risalire questi cerchi e pian pianino arriveranno fino nella zona dove stiamo pescando noi in cerchio e non tarderanno a mangiare le scaviva. La potenza dell'ecoscandaglio non è molto importante. È importante comunque avere una buona definizione per tenere sott'occhio anche la posizione della nostra pastura, meglio se riusciamo a vederla quando ripassiamo sopra. Se stiamo pescando in acqua abbastanza profonda, si potrebbe utilizzare anche un po' di TVG, che è il time varied gain, praticamente fa variare il gain in funzione della profondità, riducendolo per le profondità basse, quello che sta sotto la barca per intendersi, e aumentando il gain verso giù. Non tutti gli strumenti hanno questo tipo di settaggio e per la pesca del tonno tutto sommato non è così necessario, però se si vuole si può alzare un pochino il gain, diciamo farlo operare dai 60-80 metri in giù fino a un massimo di 100 metri. Io direi comunque di non andare oltre i 100 metri di range, anche se siamo in acqua più profonda. Difficilmente troveremo pesci così tanto profondi. E facendo il power chumming il pesce tenderà comunque a risalire e venire proprio a 20-30 metri d'acqua. Ecco, un'altra cosa importante è tenere sotto controllo il termoclino. I tonni sono parecchio sensibili al termoclino, tendono a stazionare proprio in corrispondenza di queste variazioni di temperatura dell'acqua. Come si fa a individuare il termoclino sulla colonna d'acqua? Bisogna alzare il gain, normalmente si può utilizzare l'alta frequenza, anche la bassa, però l'alta funziona normalmente un po' meglio per questo. Si alza il gain fino a che compaiono i primi disturbi sull'acqua e vedrete che ci sarà proprio una fascia, una specie di taglio
può essere a diverse profondità, dai 10 metri ai 15, ai 20 metri. Ci possono essere anche più di un termoclino, quindi due, a volte anche tre. Noi andremo a vedere quelle che ci interessa di più, di solito quello intorno ai 20 metri, quello più importante. E ci serve il termoclino per definire l'altezza delle nostre esche. Se io sto pescando a power chumming, cercherò di mettere le nostre esche proprio tra i due strati d'acqua, tra quello più caldo e quello più freddo, perché quella è la zona in cui i pesci mangeranno più volentieri. Se loro troveranno una certa quantità di pasturazione, tra l'altro, fra parentesi, la pasturazione nel power chumming viene con una frequenza un po' più elevata rispetto al drifting quando si ha lo scarroccio con l'ancora galleggiante o ancorati. Diciamo che bisognerebbe utilizzare almeno una cassa di sarde all'ora, questa è una buona media. Sarde tagliate fondamentalmente a metà, ogni tanto magari si può mettere una sarda più grande, oppure fare le famose lampadine, cioè prendere un quarto di secchio di sarde, tagliarle finemente a pezzettini molto piccoli e lanciarle in acqua. Normalmente il tritasarde nella tecnica del power chumming non viene utilizzato perché non rende tantissimo. Io comunque, visto che ce l'ho, lo uso al minimo, giusto per profumare un po' l'acqua e per rendere più appetibili anche le nostre esche. La visualizzazione del tonno è quasi sempre una specie di V rovesciata, ovviamente, con i lati molto lunghi e molto appuntita. Questo perché il tonno è un pesce che è molto veloce, si muove molto velocemente nell'acqua. Quindi l'ingresso nel cono, il passaggio e l'uscita avviene in tempi molto stretti. Rispetto ai mark che si trovano sul fondo normalmente, quindi i mark del tonno sono più compatti, sono delle V molto accentuate, delle specie di virgole, e sono quelli che rappresentano il pesce. Il primo video sulla pesca del tonno è finito, è un po' lunghetto, ma il power chumming sicuramente era un argomento interessante e doveva essere spiegato bene. Nei prossimi due video, come vi ho detto prima, ci sarà la pesca al drifting con l'ancora galleggiante, approfondendo diversi dettagli, e poi faremo un altro video ancora con la pesca, diciamo sempre del tonno in drifting, ma ancorati con l'ancora classica oppure con l'ancora elettronica. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like o un commento. Fatemi sapere se devo approfondire qualche argomento in particolare, e devo dire che mi fa sempre tanto piacere quando iniziamo delle conversazioni anche tra i commenti. Un grazie sentito ad Alberto Romeo, che mi segue veramente sempre, anche Francesco, mi hanno scritto in privato. Ci vediamo presto. Cercherò di fare un video alla settimana, adesso ero rimasto un po' indietro, sono stato male, ho avuto l'influenza, mi sto riprendendo da poco. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, buon divertimento con i vostri strumenti.